Ragazzi, non posso lasciarvi un secondo solo che fate un casino. Dai, avanti. Andiamo su. Dai, dobbiamo iniziare questo video, non possiamo fare queste cose. E ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide De Vito e oggi andiamo a rispondere a tutte quelle persone, a quelle povere persone che hanno scritto nei commenti dei video di grandi youtuber in attesa ancora oggi di risposte. Bene, il momento triste è finito. E ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Davide De Vito e oggi siamo nel secondo Fat Time. Finalmente, mi è piaciuto tantissimo il risvolto positivo a parer mio del Fact Time number one, quello in cui ho rubato. Ma anche oggi non è che cambiamo. Come avrete visto comunque dalla intro di oggi, il tema è sempre quello: andiamo a prendere i commenti dell'altra gente, perché a noi non ce li fanno, e rispondiamo a loro. Quindi direi di incominciare subito con la prima domanda, che ci viene posta da Sara Facchin. Innanzitutto, Sara, sei molto bella. E wow, che immagini del profilo, bellissima, belli quei capelli, poi wow. Bene, e ci scrive: ma perché? Ciao Leo. La 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 la. Da piccolo, come facevi a mettere da parte i soldi? Perché io non ci riesco. Mi saluti, un bacio. Ti saluto, un bacio. E da piccolo, vabbè, io mi reputo piccolo, 16 anni, quasi 17, non è che sono grande. I soldi me li metto da parte nel mio salvadanaio o nel mio portafoglietto. Comunque non ci sono problemi, i genitori non è che rubano i soldi, quindi ti serve una cosa, chiedi a loro, non è un problema, non è che sei nel mondo dei grandi in cui veramente devi prenderti i soldi da parte tua, metterli in banca, non credo proprio. E Marco Calderini, per la seconda domanda di questo Fact Time 2, questa coincidenza io non credo proprio: qual è stato il giorno più divertente e bello che hai passato? Come hai fatto? Cosa hai fatto? E mi saluti, ti saluto, ciao Marco. E qual è stato il giorno più bello? Ragazzi, io ne ho passati tantissimi, ho ricordi veramente di tantissimi giorni che ho passato veramente bene. Ovviamente questi giorni sono riconducibili alle estati passate, perché l'estate è il momento in cui veramente si accumulano più giorni belli, perché appunto non c'è scuola, hai la giornata libera e passi tante belle esperienze. Poi una domanda a cui volevo rispondere da tanto tempo, ne approfitto in questo Fact Time 2, che diciamo è posta da Giulia Blanco. Ciao Giulia Blanco. Da come ti è nata questa idea di fare i video su YouTube? A differenza di tantissimi altri mezzi di comunicazione, ti permette di arrivare veramente a chiunque e a costi gratuiti. Cioè, se solo pensiamo che un mio video, volendo, si possa vedere anche in Canada, cioè, wow. Inoltre, a me piace tantissimo la preparazione che c'è dietro un video, per esempio i teli che ci sono qui dietro, le lampade, i riflettori, il microfono, il collegamento, la clapperboard. Veramente è un mondo stupendo quello che c'è dietro un semplice video che voi vedete, ma in realtà ci sono tante ore di preparazione. C'è uno storyboard che io sto seguendo, che è lunghissimo, 2 pagine, perché ci sono delle cose impegnative in questo Fact Time 2. E a me piace proprio tanto lavorare per poi mostrare il prodotto a chi mi segue, ai miei seguaci. Questa è una cosa che veramente mi fa tanto piacere. E poi ci sono quelle piccole soddisfazioni, per esempio mi piace o mai ancora i commenti che comunque ti portano avanti. E poi comunque adesso che siamo a 1000 iscritti, diciamo che non è cambiato niente da prima, però comunque ho quel numero in più che quando vado ad aprire la pagina YouTube dico ok, va bene, continuiamo. E questa è una cosa a parer mio positiva. E poi abbiamo il The Gaming Player, che io non saluto per niente, perché mi fa una domanda molto wow. Sono un 14enne che fuma. Che pensi di noi e tu quando hai iniziato? Io non ho iniziato e spero che mai inizierò. E la mia risposta a tutti voi, tutti quei 14enni che cavoletti amari fumano, è questa. A
Abbiamo poi Reme MLT, che non so cosa so significare. Mi vuoi sposare? Zombie Up 79 ci chiede: leggeresti mai su un libro la fine della tua vita o come diventerai nel futuro? Madonna ragazzi, madonna. Beh, la tentazione sarebbe fortissima. Spesso io penso al mio futuro, cosa diventerò, ma chi sarò, ma che cosa. Le domande sono tantissime, quindi la tentazione è forte. Io qualcosa sbircerei, ma di sicuro non arriverei alla fine del libro, perché sarebbe veramente troppo una cosa brutta, ecco, non so come dirlo. E poi abbiamo le due domandine che ci sono state poste dai miei fan, quindi il momento in cui abbiamo rubato le domande è finito. Adesso ci sono le mie domande, ovvero le domande vostre a cui io rispondo. Francesco Socal, che razza di nome brutto, e il cognome lasciamo perdere. Ciao Davide, faccina sorridente, ma chi ti ha dato questa confidenza non si sa. Puntini sospensivi, ti volevo chiedere se posso essere tuo amico. Guarda, Francesco Socal, io veramente non riesco. Ma chi ti conosce? Ma chi vuole essere tuo amico? Ma per favore, su ragazzi, disiscrivetevi, cioè se fate queste domande, fate prima disiscrivervi al canale e bloccarmi, perché cioè, è una cosa impazzesca. Oh, no, no. E poi abbiamo, anzi prima di procedere, saluto Francesco. Ciao Francesco, grazie della domanda. Abbiamo Alessandro Priori ora che ci chiede come registri i tuoi video. Ciao Alessandro, e questo è un argomento molto eccitante per me, perché ora sto registrando i video con la GoPro. Purtroppo è questo che ho a disposizione, la GoPro è una bellissima macchinetta, ma purtroppo non per registrare i vlog. Ci sono talmente tanti problemi di luce, di rumore video, che sono veramente pazzeschi. In post produzione infatti lavoro più sulle immagini video che proprio sulla composizione delle varie clip e delle musiche. Ma tra un mese circa mi comprerò una reflex Canon, che mi permetterà di fare video di qualità, ragazzi, pazzesca. E non vedo l'ora, perché ho tanti progetti belli, e tra cui anche Bear Grylls 2 Il Ritorno. Ragazzi, è forte. Io vi lascio il Bear Grylls 1 giù in descrizione, andate a vedere, che è una parodia, diciamo parodia di Bear Grylls, veramente. Bene ragazzi, Fact Time 2 è arrivato alla conclusione. Purtroppo ci dobbiamo anche oggi lasciare, ci vediamo al Fact Time 3 che mai farò. Fin. Perché per un Fact Time ci vuole tanto tempo per pensare a cosa dire, per vedere le domande. Insomma, c'è tanto lavoro sopra. Però comunque al raggiungimento dei 20.000 like qui sotto farò il Fact Time 3. Io vi ringrazio per i 1.000 iscritti, anche se penso che nemmeno la metà stia vedendo questo video. E saluto tutte quelle persone che sono arrivate qui in questo preciso istante del video. Un bacione, chiunque voi siate. E ci vediamo al prossimo video. Oddio, mo' al computer, però...